Walter Novellino deve rinunciare non solo a Di Francesco e Sacchetti, ma anche a Guardalben in porta, sostituito da Orlandoni. Mentre sull'altro fronte Giancarlo Camolese perde in extremis De Ascentis, rilevato da Vergassola, portando, ed è una notizia, per la prima volta in panchina Ferrante. Il Torino fa gioco, ma il Piacenza fa male. Gautieri salta Castellini, poi Dell'Icarri vola verso il fondo. Il cross solo davanti alla porta, Hubner e De Gol. Nono minuto, Piacenza 1, Torino 0. Per questo fallo di Galante su Hubner è calcio di punizione. La rincorsa è di Volpi, parabola, colpo di testa di Gautieri, raddoppio. Ventesimo minuto, Piacenza 2, Torino 0, con Gautieri già cannoniere contro il Lecce. La reazione del Torino, il lancio è di Brambilla. Un tentativo per Lucarelli, l'illusione, soltanto l'illusione del gol, il pallone sull'esterno della rete. Poi Hubner, servito da Tosto, è in posizione regolare, supera anche Bucci in uscita, il tiro accarezza letteralmente, come si dice in gergo, il palo. All'inizio della ripresa Camolese inserisce Ferrante al posto di Pinga e il Torino passa al modulo 4-4-2. Granata più pericolosi con rigore reclamato per trattenuta di Lamacchi su Lucarelli. Punizione adesso di Brambilla, colpo di testa, la posizione era molto favorevole di Lucarelli. Altro calcio di punizione, Lucarelli questa volta non sbaglia con la deviazione della barriera. 14° minuto, Torino che accorcia le distanze 1-2. Il Torino si spegne un po' mentre si riaccende Hubner, eccolo qua il tiro ribattuto da Bucci. Poi Osmanowski, il cross, Lucarelli assist, Ferrante, la conclusione, il pallone fuori. Ira da parte di Camolese. Dopo questo intervento di Fattori su Hubner, secondo cartellino giallo e quindi espulsione di Fattori. E siamo al 39°. Due minuti dopo il Torino contesta questo rigore concesso per intervento di Castellini su Gautieri e la rabbia di Camolese dice tutto. Rincorsa di Hubner ed è anche questa volta rete. 42°, Piacenza 3, Torino 1 e seconda doppietta in due domeniche per l'intramontabile Hubner. Con le immagini passiamo qui sul Pullman, rimarcando la prestazione del Piacenza, che ha disputato una gara accorta tatticamente, aggressiva agonisticamente, sfruttando al massimo i capovolgimenti di fronte di Gautieri e Hubner. Il Torino, dal canto suo, ha sempre cercato di conservare l'iniziativa, ma lo sforzo dei centrocampisti, come contro Udinese, Brescia, Inter, quindi è storia vecchia, non è stato accompagnato dalla sicurezza della difesa e dalla incisività dell'attacco. Piacenza 3, Torino 1 e la linea torna a Fabrizio Maffei.